I centrali dell'Irian Jaya, dove abitano le popolazioni Dani, sono coperti da dense foreste pluviali pressoché inesplorate, tanto che in alcune aree le carte geografiche portano la dicitura Relief Date Incomplete. Il massiccio centrale è formato da un sistema orografico che forma l'ossatura dell'isola, con vette che superano i 5.000 metri di altezza. Le montagne esercitano sull'ambiente un'influenza vitale e contribuiscono a rendere l'isola della Nuova Guinea uno dei paesi più piovosi al mondo. Infatti l'alta umidità che proviene dal mare, portata dai monsoni, va a scontrarsi con le pareti montuose condensandosi in grossi cumuli gravidi di pioggia, per cui la fascia collinare è piovosissima. Questo fattore favorisce una lussureggiante vegetazione differenziata a seconda dell'altitudine e delle conseguenti fasce climatiche. Flora e fauna endemiche sono eccezionalmente varie. La morfologia del paesaggio cambia proprio in funzione di queste differenziazioni di clima. Dalle coste a mangrovie si passa alle foreste pluviali, poi salendo verso gli altopiani, alle savane boscose, ai boschi di conifere, fino alle vette coperte da nuvole e ghiacciai. Queste stratificazioni vegetali corrispondono a mondi specializzati di animali, ognuno inserito nel proprio ambiente. Così le popolazioni umane, profondamente coinvolte nel contesto della natura, si sono insediate sulle coste, dove vivono di caccia, pesca e raccolta del sago, fino alle fertili vallate degli altopiani centrali lungo i fiumi impetuosi, accentuando un tipo di orticoltura basata sul sistema del taglia-brucia. Popolazione Papua, abitanti sull'altopiano centrale dell'Irian Jaya, costruiscono il loro villaggio con capanne in legno a pianta circolare, ricoperte di paglia. Non sempre il nucleo abitativo segue categoricamente uno schema fisso, per quanto solitamente la distribuzione delle costruzioni abbia una sua configurazione tipo. La pianta del villaggio, tutto recintato con paletti e tavolane,
protetto superiormente con fasci di paglia, presenta un cortile centrale con asse longitudinale di forma grossomodo ellittica. Sulla fronte breve è situato l'ingresso, costruito con assi e paletti in legno e coperto da una larga tettoia in fasci di paglia. All'estremità opposta è situata una grande casa degli uomini, mentre su uno dei due fianchi sono allineate le case più piccole delle donne, alle cui spalle è posizionato, secondo l'andamento delle case o perpendicolarmente ad esso, il porcino. L'opposto fianco è occupato da una grande cucina comune. Nell'aggregarsi di più cellule di questo tipo, il rigore formale non è più seguito e quindi le singole unità si adeguano alla situazione dell'ambiente. La casa degli uomini, che può contenere fino a 6-7 individui, viene costruita interamente in materiali lignei. Le sue dimensioni di diametro variano da un minimo di 4 fino a 5 metri. Una specie di breve tunnel in tavole di legno realizza l'ingresso, che è sopraelevato di circa 20 cm e fa da soglia. Tra i quattro montanti centrali è posto il focolare, che viene incassato nel terreno e poi rivestito con creta, che lasciata asciugare, ai primi fuochi si ceramizza, realizzando una notevole protezione alla fiamma. I pavimenti, sia inferiore che superiore, sono coperti da fasce di erba, la cui vegetazione, date gli sbalzi notevoli di temperatura, oltre che dallo spesso strato di paglia della copertura che scende fin quasi a terra, è realizzata nella zona di giunto tra struttura inferiore e superiore, con un grosso anello, sempre confezionato in paglia, che fa da tamponamento alle eventuali fessure. Avec de beaux panneaux, des papiers magnifiques et des fleurs multicolores. Imaginez un petit peu des hibiscus rouges, orange, jaune, multicolores, et un lagon bleu, bleu turquoise, bleu ciel et bleu, bleu de minuit. C'est beau. La casa delle donne è in tutto simile a quella degli uomini, se non per la minore dimensione di diametro, 3 metri circa, del pavimento del piano terreno che è sollevato da terra di circa 30 cm e di un secondo focolare che si trova sempre tra i quattro pali portanti centrali, ma al piano superiore. Una zona posteriore della stanza è tramezzata a formare uno stanzino per tenervi i maialini molto piccoli o ammalati. La casa delle donne, al contrario di quella degli uomini, è abitata da una sola persona, due solo nel caso di una seconda moglie, e dai bambini. La cucina comune è una grande struttura rettangolare le cui dimensioni variano in rapporto alla consistenza numerica del gruppo. La struttura è sostenuta da tre o più pali conficcati nel terreno, terminanti a forcella per l'alloggiamento del trave di colmo lungo la dimensione maggiore. Rami legati ad esso ortogonalmente ed altri minori nell'altro senso formano il piano di posa della copertura in fasci di paglia. La parete di tamponamento è costruita con tavole orizzontali trattenute da due ordini di paletti, uno interno e uno esterno, conficcati nel terreno. Due sole sono quasi sempre le aperture di ingresso lungo la fronte maggiore. Internamente due o più focolari sono posti negli intervalli tra i riti di struttura. Un deposito nella zona finale della testata sinistra-destra serve per conservare le erbe aromatiche necessarie alla cottura. La vita quotidiana di un villaggio segue un suo ordine all'interno del quale ognuno ha un ruolo ben definito a cui è destinato in base al sesso e all'età. Agli uomini sono riservati compiti più faticosi e impegnativi, come il dissodare i campi o costruire capanne o steccati, secondo un ritmo casuale che concede ampi spazi a relazioni sociali, visite, incontri, soste prolungate. Mentre alle donne è assegnata un'attività più ripetitiva e monotona, spesso solitaria e poco gratificante. Piantare, raccogliere le patate, cucinare, badare ai figli, occuparsi dei maiali. Avec de beaux palmiers, des palmiers magnifiques et des fleurs multicolores. Anche i bambini più grandi danno una mano,
portando al pascolo gli animali e occupandosi dei fratelli minori. La cultura dei Dani, come quella di altri gruppi in analoghe condizioni ambientali, è strettamente imperniata sul problema della sopravvivenza, sul mantenimento cioè di uno stato quasi di simbiosi con la natura circostante. Uomini, maiali e patate convivono in sapiente equilibrio, dove il rituale funziona da elemento regolatore. Il tipo di ortocoltura praticato dai Dani è associato all'allevamento dei maiali. Questi sono nutriti con patate di scarto e lasciati liberi di razzolare negli orti in disuso. Nel corso di una particolare cerimonia, l'Ebhe Ako, che ha luogo ogni 5 anni, avviene una vera e propria mattanza sui. Se si fa eccezione per queste feste, è raro che i Dani sacrifichino dei maiali se non in occasioni di cerimonie familiari, per esempio per onorare un defunto o una futura sposa. Il maiale, Vam in lingua Dani, non esiste solo per essere mangiato, sarebbe troppo poco. Esso rappresenta ricchezza, prestigio, oggetto di dono e di scambio. È essenziale alla vita cerimoniale. Matrimoni, nascite, morti, malattie sono contrassegnati dalle disperate grida dei maiali. Prima di essere ucciso, l'animale viene offerto all'antenato e poi trafitto dalla freccia del suo padrone nella sublimazione del rituale. Vengono cotti in buche foderati di erbe odorose. Pietre roventi, patate, verdure sono sistemate a strati alterni, un compito riservato alle donne. Da ultimo è posto il maiale a pezzi. Durante la cottura iniziano le danze e i canti cerimoniali. I Dani sono uomini di buona costituzione fisica, agili e vigorosi, col colore della pelle che varia dal marrone chiaro al quasi nero. Praticamente nudi usano cospargersi il corpo e i capelli di grasso di maiale e fuliggine. Oltre a collari e pendenti di denti di maiali e di conchiglie, zanne di maiale infilate nel naso, esibite oramai quasi solo per i turisti, cinture e bracciali vegetali, cuffie e copricapi di fibre o di pelliccia e ornamenti di piuma, gli uomini indossano l'olim, l'astuccio penico. È ricavato da una zucchina coltivata, trattenuto con una cordicella allo scroto e con un'altra alla vita. L'olim può ergersi verticalmente anche oltre le spalle ed essere decorato con code di opossum o bende di tessuto e terminare con un elegante ricciolo. L'olim, in effetti, l'astuccio penico, indossato a partire da 4-5 anni, parrebbe un simbolo di fertilità, un simbolo fallico che enfatizza visibilmente la virilità. Ma a questa scenografica suggestione non corrisponde localmente una grande considerazione per l'attività sessuale, sia sotto il profilo psicologico che comportamentale. Tra i Dani l'importanza del sesso, sia nei rapporti tra persone che in altre forme di sessualità indiretta, è anzi molto limitata. Basti pensare ai lunghi periodi di astinenza, 5 anni, probabilmente anche per controllare le nascite, imposti dai tabù postpartum, con uno svezzamento dei figli oltre i 3 anni. Questa diradata attività sessuale non causa stress o altri problemi ai big men che
possono permettersi più mogli, ma nemmeno alla maggioranza degli altri individui, che sono invece monogami, e non sembra portare neppure all'omosessualità, introdotta semmai di recente da immigrati indonesiani. L'abbigliamento delle donne Dani consiste in gonnellini d'erba per le nubili e di gonne di fibre intrecciate e colorate per le sposate, avvolte ripetutamente intorno ai fianchi e coprenti le parti intime, e in caratteristiche reti di corda che dalla fronte pendono dietro le spalle, oltre che per proteggere il capo e le spalle dai forti raggi solari, queste ultime costituiscono un resistente ed elastico mezzo di trasporto per prodotti agricoli, legnami, maialini e bambini. Le reti tradizionali sono colorate con argilla e sostanze vegetali ricavate da tuberi di orchidee e felci. Per lutto o altri scopi rituali, uomini e donne si cospargono il corpo di fango biancastro o praticano diversi tipi di pitture corporali con disegni di significato simbolico. Una usanza un tempo molto diffusa era l'amputazione delle falangi delle dita delle donne in concomitanza con la morte di familiari. Ora questa tradizione è stata proibita dalla legge, anche se sembra sia ancora praticata nei villaggi dell'interno. Talvolta, per ragioni soprannaturali, i corpi di antenati o Cain importanti non sono cremati, ma svuotati, affumicati e conservati con uno speciale trattamento. Sono le cosiddette mummie, che si conservano nelle case degli uomini di alcuni villaggi, oggi mostrate ai turisti a pagamento. Guamena è il centro economico e amministrativo della regione, collegato con il resto del mondo solo dall'aereo, che qui è condizionato dagli umori di un cielo capriccioso. I Dani sembrano subirla a Guamena, perché non possono fare altrimenti, così come hanno accettato senza scomporsi troppo tutto ciò che essa significa. Un ordine nuovo, quello olandese prima e quello indonesiano poi a partire dal 1963. Il mercato a Guamena non l'hanno creato loro, lo vivono un po' da ospiti, in simbiosi con cinesi, indonesiani, melanesiani, europei, appolloiati tra cumuli di verdure su lunghi banchi di legno e cemento. A Guamena ci sono tutti, funzionari, soldati, missionari, anche i Dani che scendono dalla montagna con i prodotti dei loro campi e circolano tranquilli esibendo astucci penici. Fatti con zucche disseccate di lunghezza spesso esagerata, eppure assicurano gli antropologi il sesso li interessa poco. Tra i Dani il commercio tradizionale si realizza attraverso una rete di scambi esercitati in modo occasionale e discontinuo. L'area di diffusione è notevole, come suggeriscono le conchiglie provenienti dalla costa di cui vanno fieri. In un sistema di vita come il loro, uomini, maiali e patate vengono a far parte di un ciclo ecologico dove il rituale si pone quale elemento regolatore. Gli orti permettono la sussistenza di una popolazione numerosa, sia in modo diretto che indiretto, attraverso il mantenimento dei maiali, convertitori di proteine vegetali in proteine animali.
Accade però con il tempo che il numero dei maiali cresca insieme alla loro fame, rendendoli dei consumatori concorrenziali rispetto ai padroni. A questo punto interviene il rituale. L'ordine è ristabilito nel corso di importanti cerimonie collettive Ebe-Ako che hanno luogo più o meno ogni 5 anni. Viene allora sacrificato un alto numero di maiali il cui consumo è riservato a queste o ad altre occasioni, come ad esempio i funerali. Durante l'Ebe-Ako le buche di cottura assumono l'aspetto di veri e propri fossati. La partecipazione è massima e la si può considerare come uno dei momenti di maggiore coesione nella vita sociale della comunità. È nel corso di queste riunioni che si commemorano solennemente tutti coloro che sono morti negli ultimi anni, che ha luogo l'iniziazione dei ragazzi e la celebrazione dei matrimoni. È il momento della riconferma del potere politico dei Cain all'interno di un'alleanza e del riconoscimento dei buoni rapporti tra alleanze amiche che vengono a costituire una sorta di confederazione. È durante l'Ebe-Ako che si pagano i tributi o si assolvono i debiti accumulati nel corso del tempo. Il suo valore sociale, economico e psicologico è indiscusso. Ci si chiede tuttavia quali siano i vantaggi da un punto di vista nutrizionale di un sistema che offre per la maggior parte del tempo un numero di proteine inadeguato, almeno secondo gli standard occidentali, mentre ne dispensa quantità eccessive durante queste rare feste. Forse il fatto che tutti, ma soprattutto gli uomini, almeno una volta possono mangiare a sazietà. L'altra faccia del dualismo rituale dei Dani era la guerra, che non mirava ad una conquista territoriale, ma che si poneva piuttosto come una continuazione della liturgia impiegata per placare il malcontento degli antenati, cui spirito vagava esigendo vendetta. Ora viene solo mimata e riafferma una delle componenti principali di questo tipo di conflitto. Lo spirito sportivo dove i rischi, accanto allo sfoggio di ornamenti e di insulti coloriti, fanno parte del gioco. I Dani possono essere violenti perché apprezzano il valore e sono forti, esuberanti e esibizionisti. Ma l'aggressività non fa parte del loro modo di essere, anche se la guerra è stata nel passato il modo più diretto di allentare le tensioni tra vicini. Quando nel 1963 il governo indonesiano è subentrato a quello olandese, la guerra è stata proibita. Contro tutti i pronostici non vi furono manifestazioni di aggressività repressa né tantomeno di ansia per il fatto di non poter più placare gli spiriti inquieti dei propri morti. Questi ultimi dimostrarono di comprendere la situazione, così la guerra cruenta si è trasformata in mimica rituale. Benché di recente sulle montagne siano state introdotte asce d'acciaio, molti Dani continuano ad utilizzare la tradizionale asce di pietra. Fabbricate nei territori degli Una, dagli appartenenti ad alcuni clan, queste ultime mantengono l'antico valore di merce di scambio, conservando un autentico ruolo sociale ed economico ed un significato mitico-religioso. Nei Dani l'espressione artistica non è trasferita su oggetti ai quali conferire particolare valore simbolico o sacrale, ma sulla propria stessa persona che colorano e rivestono di piume, zanne e conchiglie. L'arte si esprime nell'ornamentazione del corpo
come all'alba dell'umanità. Una grande autorità e prestigio ricopre nella società Dani colui che è identificato come il Big Man. Nella corsa all'affermazione sociale che anima in modo latente l'egalitaria società degli altopiani, il leader si definisce più che dalla ricchezza accumulata, dall'abilità dimostrata nel sostenere la propria parte e quella dei suoi seguaci in un complesso sistema di scambi che ha luogo in occasione delle feste e dei funerali. Il Big Man è un uomo che ha successo nelle cose che contano. Tra gli attributi del suo carattere vi sono il coraggio e lo sprezzo del pericolo, ma non l'aggressività fine a se stessa o la violenza inconsulta. Anzi, egli è Edai Ejen, un uomo di cuore, equilibrato, ospitale, generoso e gentile con i più deboli. È un uomo sociale che si afferma nel rapporto con gli altri, poiché la sua leadership si misura nel grado di controllo che riesce ad esercitare sul comportamento comunitario. In circostanze come i lavori di gruppo, la guerra o la vita cerimoniale. Il suo non è un potere diretto, qualsiasi forma di coercizione sarebbe considerata inaccettabile, ma piuttosto si esprime come un forte ascendente. Il Dani è un capo senza autorità, in un sistema dove le decisioni sono prese in modo informale, nel corso di discussioni in cui ognuno dice la sua e nelle quali sta all'abilità del Big Man fare in modo che gli interessi del gruppo non contrastino con i suoi. Il Big Man che lotta per mantenere la propria leadership con furbizia machiavellica sfrutta la guerra per i propri scopi, inducendo i suoi seguaci a combattere e ad indebolire le comunità dei suoi rivali, diminuendo così la minaccia alla propria egemonia. Per farsi seguire, più ancora della tanto ammirata forza fisica, risulta convincente la larvata minaccia di ritirare proprio il suo supporto economico. Le imbarcazioni monoxile dei Dani, ricavate da grossi tronchi d'albero scavati, presentano una tipologia alquanto insolita. Lo specchio di poppa è tagliato quasi perpendicolarmente ed è di spessore leggero, a volte a pari con le fiancate e a volte leggermente più sporgente. L'opera di prua, invece, sempre di modesto spessore, è costruita tagliando il tronco in diagonale, realizzando così un vero e proprio specchio di prua piatto inclinato di circa 45 gradi. Lo scafo, anch'esso ridotto a piccolo spessore, si mantiene lungo l'asse mediano sempre nella stessa sezione. Le misure variano, ma di media sono circa 4,5 metri, 5 metri di lunghezza e 60-65 cm di larghezza. Per la voga sono usate pertiche di legno, spesso con terminale a forcella o delle lunghe pagaie. L'equipaggio è normalmente composto da 2 a un massimo di 5 persone a pieno carico. Dalla terra dei Dani, a Wamena, nella valle del Balien, ci trasferiamo nei territori degli Asmat, ad Agats, sulla costa meridionale della Nuova Guinea, affacciata sul mar degli Arafura. Non essendoci vie di comunicazione terrestri, siamo costretti a noleggiare un aereo che ci lascerà in questi territori e passerà a riprenderci dopo una settimana. Costruiscono 2 tipi di canoe, sempre monoxile, un tipo di dimensioni normali, dai 5 metri, 5 metri e 50, ad uso familiare per il trasporto e la pesca, ed un altro invece di dimensioni eccezionali, le famose canoe da guerra, da 15-20 metri di lunghezza.
La tecnica costruttiva per le prime non è molto raffinata ed il loro uso è limitato ai corsi dei fiumi perché più maneggevole. Il tronco scavato era stremato sia a poppa che a prua. La poppa presenta un piccolo cassero e termina quasi sempre senza decorazione, mentre la prua, molto stilata, finisce con un elemento terminale decorativo molto semplice. Lungo i fianchi sono legati piccoli mazzi di foglie secche di piume come ornamento e con una funzione scaramantica. La voga si effettua con pagaie molto robuste ma sottilissime o con pertiche terminanti con una forcella ricavata da una biforcazione del ramo. Alcune di queste pagaie o aste sono anch'esse decorate nella parte terminale superiore con mazzetti di foglie secche o di piume. Le dimensioni dello scafo variano intorno ai 6 metri e la portata al pieno carico è di 8-9 persone. Una tecnica più raffinata è invece adottata per la costruzione dello scafo delle grandi monoxile che sono di proprietà di un clan o di un sottoclan. Scavate con asce e l'ausilio del fuoco, vengono rifinite in modo straordinario con strumenti ricavati da denti ed ossa di animali o con segmenti di conchiglie. Lo slancio di proppa, molto pronunciato e assottigliato, presenta un terminale a cono appiattito, semplice ma di finitura perfetta, mentre la prua, anch'essa slanciata, termina con elementi di decorazione ad intaglio di eccezionale fattura che raggiungono livelli artistici spesso straordinari. Esistono due tipi di realizzazione di questo elemento terminale, uno intagliato direttamente nel tronco della canoa, l'altro lavorato a parte e fissato sul terminale dello slancio di prua. La voga è affidata a pagaie assai lunghe, robustissime e sottili, anche in questo caso lavorate d'intaglio sia lungo l'asta sia sulla pala, configurazioni scultoree di grande qualità. L'equipaggio è composto da 15 e più vogatori. Il posto di ognuno è determinato rigidamente in base alla sua posizione nell'ambito del clan e la navigazione è ritmata dalle cadenze delle voci e dal suono di uno speciale strumento di bambù. Le grosse canoe sono usate per la guerra e per le lunghe spedizioni di pesca e ricerca del sago. I gruppi Asma, abitanti le zone costiere bagnate dal Mar degli Arafura e le zone fluviali dei corsi che in esso sfociano, presentano agglomerati abitativi più organizzati e numericamente consistenti degli insediamenti arboricoli delle foreste interne. I villaggi sono costituiti da parecchie case familiari e da una o più case lunghe, comuni, degli uomini. La popolazione dei villaggi è in media di 200-300 individui, ma spesso è superiore. Normalmente il villaggio è posizionato lungo la riva del mare, o se è fluviale, alla confluenza di un ramo principale con uno minore. Ciò consente maggiori garanzie di difesa in periodi di bassa marea per l'impraticabilità alla navigazione e la possibilità di creare sbarramenti di accessi in periodo di alta marea. La disposizione delle costruzioni è parallela all'andamento della riva, od ortogonale a destra. In questo caso si sviluppa su due fronti, a destra e a sinistra di una zona centrale di collegamento verso il mare o il fiume, dotata di pontili di imbarco. La casa familiare a pianta rettangolare, spesso senza divisioni interne, presenta una sola porta d'accesso, in taluni casi può esserci una seconda porta opposta alla prima. La piattaforma di pavimentazione è sorretta da una palificazione di altezza variabile secondo la sua quota rispetto alle maree. Normalmente l'altezza dei pilastri è di circa 2 metri.
La grande casa comune degli uomini può superare anche gli 80 metri di lunghezza e i 10 di larghezza ed è orientata di solito con l'asse longitudinale parallelo alla riva del fiume o del mare. La sua pianta rispecchia la suddivisione sociale del villaggio. La zona centrale con relativo focolare e grande accesso aperto al centro della fronte principale è comune ai vari gruppi e divide in due l'area dello Yew. Le due zone di destra e di sinistra sono ripartite a volte anche con suddivisioni di tralicci di elementi vegetali incrociati tra i vari gruppi familiari. Popolazioni seminomadi, abitanti nell'interno della foresta della regione Asmat, adottano un sistema costruttivo di residenza del tutto particolare. È una sopravvivenza di antiche tecniche primitive, un tempo comuni a tutti gli altri gruppi, ora evolutesi in forme sociali più complesse. L'abitazione è costruita con due diverse tecniche. La prima consiste nel disporre sulle grosse biforcazioni di un solo grande albero una piattaforma in elementi lignei incrociati e solidamente ancorati ai rami della pianta, adatti al suo alloggiamento. L'accesso alla casa avviene a mezzo di tronchi lavorati a tacche o con tralicci in rami legati a formare una sorta di rozza a scala svedese o con traversi orizzontali fissati lungo i rami dell'albero di sostegno della casa. Le ragioni pratiche del tipo di costruzione adottata è legata a più fattori determinanti: l'ambiente acquitrinoso del sottobosco, il seminomadismo e quindi la necessità di costruzioni di grande semplicità, le esigenze difensive, specie trattandosi spesso di piccoli nuclei isolati, e la protezione da insetti e serpenti. La veranda frontale alle volte segue anche i lati lunghi della casa. L'accesso è realizzato sempre con pali a tacche o con rozze scale in rami. Sono sempre presenti uno o più focolari a livello del pavimento. Gli Asmat parlano cinque dialetti principali, a loro volta divisi in vari dialetti minori. La loro terra è in gran parte coperta da foreste e occupata dei bacini idrografici di grandi fiumi, una regione con un clima caldo umido che tra dicembre e maggio riceve 5.000 mm di pioggia all'anno e tra giugno e settembre, tuttavia, brevi periodi di siccità possono provocare carestie tra la popolazione. Lungo le coste e le foci dei fiumi prevale una vegetazione di mangrovie dalle caratteristiche radici aeree, mentre nelle zone interne crescono foreste di nipa, di sago, di varie altre piante che forniscono agli indigeni il legno per costruire le abitazioni, le canoe, gli scudi e tutti gli oggetti della cultura materiale. Più a sud, la costa assume il nome di casuarina per la presenza di una palma, la casuarina equisetifolia, che i primi navigatori europei vi trovarono in gran quantità. Il suolo forestale è costituito da depositi alluvionali in cui la decomposizione di sostanze organiche produce fanghi neri di superficie, un universo umido dove per oltre 200 km all'interno non si incontra una sola pietra. Questo fatto impedisce la coltivazione ridotta ad alcune zone costiere e collinari più elevate e limita la possibilità di allevare animali domestici. Perciò la sopravvivenza degli Asmat si basa sullo sfruttamento delle risorse vegetali e animali, specialmente sulla raccolta del sago, le cui foreste trovano in Nuova Guinea la loro massima estensione, e sulla pesca. Oltre alla raccolta di insetti, soprattutto larve di coleotteri fatte crescere nei tronchi di sago in distaccimento, e sulla caccia di animali selvatici, ai
dai marsupiali, articoli, al casuario, al bucero e ad altri uccelli, ma la dieta vegetariana oggi è integrata anche da riso e cime in scatola. La raccolta del sago è la risorsa primaria integrata dalla pesca e dall'orticoltura più che dalla caccia e raccolta. Il sago, farina ricavata dal tronco della palma omonima, si trova abbondante in natura. Questa pianta raggiunge il massimo contenuto di amido dopo circa 15 anni di crescita, ma dopo la fioritura la sua fecola non è più commestibile. In genere una famiglia Asmat va a raccogliere sago ogni 10-15 giorni. La raccolta richiede un dispendio limitato di tempo ed energie e nonostante il calo di produttività dovuto alla progressiva trasformazione delle abitudini di vita, fornisce una sufficiente quantità di cibo. Da 60 a 120 kg per palma abbattuta, con un 35-40% di contenuto di acqua. Una volta trasportato al villaggio, il sago viene spartito tra i familiari di chi l'ha raccolto, i quali sono poi tenuti a ricambiare il favore secondo il principio della reciprocità. A partire dagli anni 60, la caccia alle teste e il cannibalismo sono praticamente scomparsi. Ma la proibizione di queste usanze, inaccettabili secondo i nostri principi morali, ha causato grave turbamento tra la popolazione, con profonde conseguenze psicologiche e sociali, che hanno minato le basi della cultura tradizionale. Prima della proibizione della caccia alle teste, il ciclo dell'esistenza Asmat contemplava la celebrazione di 5 rituali principali. La festa per la costruzione delle nuove case per cerimonie, la festa per la costruzione delle canoe, la festa delle maschere, la festa degli scudi e la festa dei pali scolfiti. Alcune feste erano regionali, ad esempio quella per la costruzione dei pali scolpiti, limitate ai villaggi della costa centrale compresi tra i fiumi Unir e Evta, e all'interno fino alla zona degli Azzi. La festa delle maschere di fibre era invece associata ai riti di passaggio e prevedeva specifiche istruzioni per far acquisire ai giovani lo status di adulti. Poche vengono ancora celebrate, ad eccezione di quelle per le nuove case di cerimonia. In situazioni di grave disagio sociale e psicologico durante calamità, epidemie, carestie, incursioni nemiche o in presenza di fatti inspiegabili, si celebravano rituali chiamati papisi, durante i quali, attraverso lo scambio delle mogli, l'attività sessuale e il dispendio di liquido seminale, si ristabiliva il regolare flusso della vita. Generalmente non si trattava di feste orgiastiche, ma di uno scambio di mogli per una sola notte, tra persone amiche, seguito dalla preparazione rituale di un cibo in comune senza sconfinare nell'adulterio. Per gli Asmat, solo i bambini e i vecchi muoiono di cause naturali. Tutti gli altri uomini muoiono invece per mano di un nemico o per magia. Quando qualcuno veniva ucciso, bisognava scolpire un bis, prendendo l'impegno di vendicarne la morte. I pali scolpiti non erano considerati tanto oggetti estetici, quanto immagini commemorative dotate di potere soprannaturale e di un simbolismo che trascendeva il dato figurativo per farne riferimento alla mitologia, all'organizzazione sociale e alla concezione filosofica religiosa degli Asmat. Erano l'incarnazione nel legno della loro visione cosmologica, ontologica e antropologica. Benché quasi tutti gli uomini sapessero scolpire il legno, per la loro riconosciuta abilità alcuni maestri scultori godevano di uno status e di un prestigio paragonabili a quelli dei grandi guerrieri.
Dal 1963 il governo indonesiano ha proibito la caccia alle teste e le guerre, ma anche la celebrazione delle feste rituali, ordinando la distruzione delle sculture e delle case degli uomini, che considerava luoghi incivili, antigienici e politicamente sospetti, nonostante l'opposizione dei missionari cattolici. Questo fatto ha avuto un effetto devastante sulla cultura degli Asma,